amici carissimi, un affettuoso saluto a tutti voi. Spero e prego che questo servizio di Logos, il Vangelo della Domenica 3.0, possa essere utile a tutti voi e possa anche aiutarvi o stimolarvi un po' a leggere il testo del Vangelo sul quale riflettiamo brevemente per fare i vostri approfondimenti, anche le vostre applicazioni e rendere questo Vangelo non solo carta ma carne, non solo parola ma opera nella vita di tutti i giorni. Ci troviamo dentro la prima parte del grande discorso chiamato della montagna, perché è il luogo in cui l'Evangelista Matteo ambienta questo lungo discorso di Gesù che va dal capitolo 5 fino al capitolo 7. Dopo la dichiarazione, la proclamazione delle vie della gioia, le vie della felicità, quali sono le beatitudini, adesso Matteo ci presenta una parte intrigante del discorso di Gesù, il famoso "ma io vi dico", discorso del "ma io vi dico" che vedremo in due parti, questa domenica e la settimana prossima. E qui Gesù prima dichiara che non è venuto ad abolire la legge e i profeti, cioè la Torah, che gli ebrei osservanti custodiscono con grande amore e gelosia, ma è venuto a dare compimento a questa Torah, compimento alla legge. E il compimento Gesù lo dà per opposizione. Difatti, spiega Gesù, comincia con il comandamento non uccidere. Allora, vi è stato detto non uccidere e questo va benissimo. Poi Gesù va oltre, perché al non uccidere aggiunge: chiunque si adira con il proprio fratello e chi dice al proprio fratello stupido e chi praticamente uccide con la lingua, uccide non rispettando la piena dignità dell'altro come persona. Quindi per Gesù è peccato, possiamo dire, non soltanto l'assassinio materiale, fisico, non è soltanto l'omicidio peccato, ma è peccato ogni qualvolta noi, anche dentro la nostra interiorità, anche dentro la nostra testa, proviamo antipatia o ira o mormoriamo etichettando l'altro. Questo per Gesù è peccato, anzi rientra nel comandamento non uccidere. E subito Gesù aggiunge una cosa importantissima, perché mette insieme questo il non uccidere visto in questo quadro così ampio con l'onorare il nome di Dio, cioè con il culto, la relazione con il fratello e la relazione con Dio. E dice Gesù: se stai per presentare la tua offerta all'altare e ti ricordi che un tuo fratello ha qualcosa contro di te, dunque non che parta da te questa ira, questa rabbia, questa gelosia, questa maldicenza, ma che parte dal tuo fratello, allora lascia l'offerta lì,
privilegia la relazione con l'altro, devi guadagnare il fratello a se stesso, all'armonia di sé, alla serenità del suo cuore nei tuoi confronti. E questo fratello guadagnato sarà l'offerta più bella che puoi presentare nella tua relazione con Dio. Quindi Gesù presenta una liturgia fortemente ancorata alla vita, perché è proprio la vita e l'armonia dell'altro, la serenità, l'amore per l'altro che dà linfa a tutto ciò che è sacro. Perché è bugiardo chi dice di amare Dio che non vede e non ama il fratello che vede. Poi Gesù continua con il comandamento non commettere adulterio e qui parla di una cosa importante, come l'ira, come la mormorazione possono anche essere interiorizzati, sono dentro di noi, così il desiderio di possesso dell'altra, perché sta parlando dell'adulterio di un uomo nei confronti della donna, può anche consumarsi nella nostra testa, nel nostro cuore. Il principio è sempre lo stesso, bisogna avere una relazione fondata sul rispetto e l'armonia nei confronti di chiunque altro, il rispetto e l'armonia. Spesso invece noi reifichiamo l'altro, la riduciamo ad un oggetto che vogliamo possedere per il nostro godimento. E la radicalità del discorso di Gesù è così forte che lui dice: se è il tuo occhio quello che ti crea scandalo, se è la tua mano che ti crea scandalo, meglio cavare l'occhio. Cioè devi avere un autodominio e uno spirito penitenziale così forte da vincere te stesso perché tutto in te dica armonia, dica relazione bella, serena, alta, profonda con l'altro, con l'altra, a partire dai quali puoi avere una relazione profonda con Dio. E alla fine Gesù dice anche che bisogna superare ogni compromesso nel nostro modo di relazionarci e di parlare, sia il vostro parlare sì sì, no no, perché il di più viene dal diavolo. E quante volte noi inganniamo gli altri con il nostro parlare che non risponde alla verità, non alla verità di quello che pensiamo, alla verità della relazione d'armonia, d'amore e di serenità con l'altro. Quante volte noi ossequiamo l'altro e poi alle spalle gli manchiamo di rispetto. Dobbiamo imparare allora ad essere trasparenti, leali e onesti con noi stessi innanzitutto. E vi benedica Dio Onnipotente, Padre, Figlio e Spirito Santo. Amen. Arrivederci. Thank you.